illustratore, grafico, artista, già pubblicitario, insomma, tante cose in una. A noi interessa vedere un regalo che ci fa per vita Trentino, una dedica di un disegno trentino, vero Michele? Perché l'hai Volentieri. fatto, ci diamo del tu per un'antica frequentazione scolastica, un'antica tradizione. Allora, volentieri, io uso ancora pennini e china, se non, sebbene poi dopo tutto finisca in computer. Allora, facciamo questa dedica vicino a Nettuno. Al Perché Nettuno, abbiamo al Duomo fatto. di Trento. Ecco. Quanti ne abbiamo? Cominciamo con una cosa importante. E Oggi. oggi siamo al 15 di giugno. Una scrittura ormai nota anche ai lettori del Corriere della Sera per gli speciali e per altre illustrazioni che escono sul quotidiano di Solferino. Michele, come si arriva ad avere questa particolare calligrafia? Da dove nasce? Nasce da dei corsi che ho fatto anni fa, ma poi da esercizio e allenamento si continua e si sviluppa via via. Prendevo Questo è il pennino a cui sei particolarmente la pargoletta a mano, sì. affezionato. No, non so, sì, questo non è un pennino particolarmente artistico, sono dei pennini che si usavano una volta a scuola, anche perché adesso pennini non è proprio il business del futuro. Ecco il colore, che rapporto c'è tra il colore bianco e Che rapporto c'è? Io uso l'acquarello, ma in realtà quello che guida sono, per me sono il tratto nero. Poi, secondo me, il colore, nel mio caso, visto che lavoro sempre in piccolo, mi aiuta a dare più chiarezza. Però non sono l'acquarellista, quello dei grandi spazi, quindi faccio sempre piccole campiture e gestisco il colore sempre abbastanza in piccolo. Un trentino che ha lasciato Trento ormai parecchi anni fa, anche se ci torna spesso per i familiari, cosa rimane dentro dell'ambiente trentino, di queste radici? Mi pare lei non voglia enfatizzare, tu non vuoi enfatizzare, pardon, ma cosa, al fondo cosa No, c'è? La rimane, storia? no, è vero. Rimane tanto, nel senso che rimane la mia storia, le mie radici, rimane un luogo dove tornare. Nei momenti di difficoltà all'inizio, quando ero qua e magari avevo un po' di sconforto, avevo la certezza che c'era un posto dove sarei tornato volentieri. Detto questo, bisogna poi essere cittadini del mondo. Assolutamente, necessario. Secondo me, una volta che si esce, si vede tanto. Poi è una scelta. Milano, ad esempio, si può vivere bene, si vive bene. Milano che lei ha descritto, che tu hai descritto in queste centinaia, migliaia di lavori su Milano. Ma io credo che all'inizio non, forse si coglie, spesso si fa l'errore di pensare che si vive bene da un'altra parte. Ah, quanto sarei felice se fossi a New York. Ah, quanto sarei felice se fossi a Trento. Ok? E ci si dimentica di essere felici nel luogo dove si è. L'evoluzione dell'attività professionale di Michele Tranquillini ha incontrato vari materiali, vari stili, vari linguaggi. Siamo naturalmente ormai anche al computer. Che cosa ci fai vedere? Come sei arrivato al video? Al video sono arrivato perché comunque il desiderio di portare la materia, cioè di portare la materia e la costruzione dell'immagine anche all'interno di un video, che comunque rimane sempre attualmente il modo più rapido per entrare in contatto. In questo caso mi sono filmato mentre facevo uno dei disegni del Corriere, come questo qua per esempio. Così, giusto per vedere cosa succedeva, chiaramente è molto velocizzato, però sì, ha un senso. All'interno c'è anche la differenza che ho cercato di metterci un po' di vita mia, tra le varie cose, le mie merende, a base di mele trentine, ci tengo a dirlo, e si Sottolineature. vedrà che mangio la mela. Va bene, Bene, però. grazie a Michele Tranquillini e auguri per il suo lavoro. Grazie.